All'ultimo respiro in piena zona Cesarini, col Sorrento in 10 per quasi tutta la ripresa, il Bassano coglie in rimonta la prima vittoria stagionale contro un avversario ruvido e determinato che ha finito col pagare a caro prezzo i pochi errori commessi. Crocetti in avvio centra l'incrocio dei pali. Il Sorrento risponde per le rime con una conclusione di Vaccaro a fil di palo. Ancora Vaccaro, pericolosissimo di testa sul corner di Erpen, che al 24esimo viene atterrato da basso in area giallorossa. È rigore, ma Paulinho batte centralmente, Grillo s'accartoccia e blocca a terra. Bassano ancora vicino al gol alla mezz'ora con una conclusione ravvicinata di Guadiniello neutralizzata da Rossi. La partita gira all'11esimo della ripresa quando D'Inunzio, già ammonito, stende Baido al limite dell'area e rimedia il secondo giallo e viene espulso. Allora Simonelli toglie Vaccaro per un difensore, Angeli, il Bassano spinge, Sorrento in trincea senza mai rischiare nulla, ma concede a Veronese un cross da sinistra e Baido non perdona. Il pareggio sembra accontentare tutti, ma sempre da sinistra, ecco un altro pallone per Baido al 90esimo. È doppietta, la quarta in carriera, l'ultima due anni fa a Montichiari, che vale tre punti importantissimi. Vittoria molto sofferta, dunque ancor più preziosa, e sulle incertezze della sua difesa il tecnico bassanese Osvaldo Iaconi rende merito al Sorrento. Se leggete i nomi di chi ha giocato nell'attacco del Sorrento o di chi ha giocato nell'attacco della SPAL, trovate della gente che ha calcato i campi di Serie A o di Serie B, e i nostri difensori no.